Ciao a tutti ragazzi, bentornati su questo canale. Oggi parliamo di Star Wars perché ho recuperato un pezzo della Hasbro, anzi due pezzi, anzi un diorama, anzi un... insomma lo vedrete fra poco. Un bellissimo pezzo della Hasbro datato 2005. Intanto fatemi dire brevemente due cose. La prima è che l'Emporio di Sheldon, il gruppo gratis Facebook 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su cui nerdare, su cui comprare, vendere e cercare tutto ciò che è nerd, ora è aperto a tutti. Quindi tutti potranno vedere i post, tutti potranno entrare, potranno aggiungersi e potranno nerdare in compagnia. Due, il canale grazie a voi anche continua a salire. Quindi volevo dare un benvenuto a tutti quelli che sono entrati negli ultimi mesi, perché siamo arrivati a 1143 quando sto registrando questo video. Quindi il canale continua a crescere e mi dimentico sempre di dare il benvenuto a tutti quelli che sono entrati nuovi sul canale. Quindi dicevamo, 2005, Hasbro Action Figure Diorama Episodio 3. La scena più importante della prima trilogia o della seconda, dipende come la calcoliate, se in ordine cronologico degli eventi o se in ordine di uscita al cinema. Comunque, episodio 3, la scena chiave di tutta la saga di Star Wars, lo scontro tra Anakin e Obi-Wan, e la Hasbro ha realizzato questo capolavoro. Vi faccio vedere il primo pezzo, poi vedremo il secondo e poi vedremo come si combinano insieme questi due fantastici pezzi. Allora, eccolo qua, questo è il primo pezzo dei due, guardate che spettacolo. Allora, per avere una posa così, vedete che c'ha tutte le fiamme della lava, se vi ricordate la scena, non ve la ricordate? Allora, questa è la scena. Ok, ora che l'avete rinquadrata, Anakin sta combattendo, guardatelo, quindi la figure non è per niente snodata, quindi non ha nessuna articolazione, non c'è modo di cambiargli la posizione perché è tutta fissa. Guardate la pedana che si è spaccata, praticamente si è separata, eccola qui, guardate che roba. E devo dire che, guardate i vestiti, la dinamicità della figure, devo dire che è fatta veramente, veramente molto bene. Anche il volto di Anakin dà tutta, trasmette tutta la drammaticità di questo momento. È veramente, veramente splendida. E poi devo dire che con le fiamme che vengono intorno, tutte le fiamme, gli schizzi di lava, devo dire che è veramente una cosa eccezionale. Ma con chi combatteva Anakin questa battaglia mortale nell'episodio 3? Ovviamente con Obi-Wan. Ed ecco la seconda delle due figure, anche qui avvolta dalla lava, anche qui in una posa dinamica. Guardate che spettacolo ragazzi, questo Obi-Wan veramente eccezionale. Guardate le dita proprio da arte marziale, veramente veramente splendido. Vi faccio fare un giro, guardate i colori della tunica, guardate praticamente la dinamicità appunto della tunica al vento, nel movimento, nell'atto del combattere. Veramente, veramente splendida, ragazzi. Devo dire che sono una coppia di figure eccezionali. Qui la Hasbro si è superata. Non sono le solite figure piccoline, quelle snodabili che la Hasbro fa da sempre di Star Wars, ma sono due statue, potremmo chiamarle così, due statue in PVC veramente, veramente eccezionali, che presi singolarmente sono splendide perché danno appunto proprio un'idea di dinamicità, di movimento e di combattimento, ma unite vi danno l'idea proprio della scena. E allora ragazzi, bando agli indugi, andiamole a vedere insieme, andiamo a formare questo diorama. Ed eccolo qui ragazzi, il combattimento, guardate che roba ragazzi. Io quando l'ho vista esposta in un negozio così non ho saputo resistere. Questa figure del 2005, quindi stiamo parlando di 13 anni fa, mi è costata anche abbastanza, mi è costata un sacco di soldi, però quando l'ho vista così ero reduce anche dalla visione del film e devo dire che non ho resistito. Perché? Perché è la scena, è il momento esatto in cui si compie questo combattimento incredibile. E devo dire che è bellissima ragazzi, è veramente splendida, dà proprio l'idea appunto del combattimento, dà proprio l'idea della sofferenza, dà proprio tutta la drammaticità di questo momento. È veramente, veramente splendida ragazzi. Eccola qui, veramente eccezionale, guardate che roba, Anakin che lotta con Obi-Wan, splendido davvero. Gustate le animini particolari perché è una figure di 13 anni fa, è una figure che non so se si trovi ancora,
ma è un pezzo di storia della Hasbro e delle action figure di Star Wars. Ok ragazzi, beh, spero che questo pezzo vi sia piaciuto, perché l'ho tirato fuori dalla mia collezione privata, sempre quel lavoro che vi dicevo che sto continuando a fare di pulizia e di sistemazione della mia stanza, della quale poi, se vi va, vi farò il room tour, perché è la stanza da cui tutto è partito. C'era una stanza che è zeppa piena di action figure, di Gashapon e di cose da collezione, poi piano piano sono diventate talmente tante che si sono estese su tutta casa, però quella è il Santa Santorum della mia collezione, e da lì stanno uscendo tutti questi pezzi, e ce ne sono tanti altri ancora che vi sto facendo vedere piano piano. Insomma, episodio 3, Hasbro 2005, ovviamente non ho la scatola perché parliamo di 13 anni fa, e quindi ho aperto tutto anche perché erano blisterate, quindi niente, strappata, rotta, buttata, e eccole qui. E quindi se vi è piaciuto questo pezzo, ragazzi, della mia collezione privata, mettete un bel like qui sotto, cliccate sulla campanellina nel caso vogliate rimanere aggiornati sui video in uscita. Vi ricordo che nell'info box vi lascio la pagina Instagram e la pagina Facebook del canale. Iscrivetevi al canale se per caso siete passati amanti di Star Wars e non di action figure, siete passati per caso su questo canale. Stiamo diventando sempre di più, ci sono sempre più iniziative, sempre più playlist e sempre più cose nerd da vedere. E quindi mi raccomando, iscrivetevi e diffondete il verbo, ragazzi. Spargete la voce agli amici. Ci sono tanti nerd in Italia, non sono tanti come negli Stati Uniti, ma ce ne sono tanti che sono nell'ombra e che magari non guardano i video su YouTube perché pensano che sia cosa da bambini. E invece no, ditegli che anche i grandi guardano i video su YouTube. Anche i grandi si divertono a guardare le collezioni, a guardare i pezzi belli e le cose belle da collezione su YouTube. E ricordate che io sono Manuel, questo è 8bit e siete sul canale più nerd di YouTube.